Buongiorno, volevo fare questo video, spero di essere breve, dicendo che intanto continuo a ricevere dei commenti molto lusinghieri da voi, insomma, da quelli che mi seguono o che mi scoprono spesso per la prima volta. 4 giorni fa ho ricevuto un commento da Emil Dean, che mi diceva a proposito di un video, di un romanzo che avevo postato, Povera gente di Dostoevsky, scriveva: che vergogna, solo 3 commenti e nemmeno 1.000 visualizzazioni. È una constatazione che mi rattrista. Grazie per la passione e l'impegno. Beh, insomma, se rattrista lei, figurarsi me. 1.000 visualizzazioni sono già qualcosa per quello che mi riguarda. Perché dico questo? Perché sono andato a fare una lieve revisione di quelle che sono state le visualizzazioni delle ultime cose che ritengo anche abbastanza importanti, insomma, che ho pubblicato e che vorrei un attimo scorrere con voi. Ho fatto un video in cui ho concentrato 7 ore della prima parte del romanzo di Musil, L'uomo senza qualità. Questo video ha ricevuto 512 visualizzazioni, poi sono andato avanti, no, leggendo una puntata, un capitolo alla volta. I capitoli successivi hanno ricevuto 1,66, 1,69 e 1,92 visualizzazioni. Allora, il problema che mi pongo, soprattutto riguardo a questo, no, a queste grandi opere che non possono essere postate poi in un unico video, che quindi hanno bisogno di essere lette gradualmente, a capitoli, come leggono poi anche in Radio 3, insomma, no? Un capitolo alla volta. Se l'ascolto è di questo tipo, io non posso continuare, insomma, mi devo fermare, insomma. Quindi, d'ora in poi, per quello che riguarda le opere importanti, come può essere questo, L'uomo senza qualità di Musil, o altre opere che mi sono state chieste, come potrebbe essere per esempio Proust, come potrebbe essere La montagna incantata, che mi è stata chiesta ma che non posso leggere per una questione di date, di copyright, come potrebbe essere per esempio Il buon soldato Shrek, che invece può essere letto, come potrebbe essere per esempio L'Ulisse di Joyce. Ecco, queste cose qua si possono leggere come ho fatto per esempio i fratelli Karamazov, a puntate. Però ovviamente non è che posso accettare di andare avanti quando la visualizzazione di una puntata poi è fatta con numeri di 60, insomma, al di sotto del centinaio. Ecco. Per cui voi chiedetemi pure, come mi avete chiesto, di leggere opere che hanno fatto la storia della letteratura. Però io, nel momento in cui procedo a puntate, se non raggiungo nella puntata precedente il migliaio, io mi fermo. Quindi non pensate che sia colpa mia se mi fermo. Se mi fermo è perché non ricevo una quantità di visualizzazioni sufficiente per procedere in quell'opera. Vedo che non c'è interesse. Se non c'è interesse, perché andare a torturarvi con qualcosa di cui non ve ne frega niente, o che interessa soltanto a pochissimi, insomma. E infatti poi, continuando la revisione, ho visto che per esempio le Argonautiche hanno fatto 127 visualizzazioni, La rerum natura di Lucrezio ne ha fatte 222, La linea d'ombra di Conrad ne ha fatte 315, Cuore di tenebra, sempre di Conrad, molto grosse, insomma, cioè grosse non per il volume, ma per l'importanza che hanno avuto. Cuore di tenebra 227, La figlia del capitano di Pushkin 442. Poi avevo cominciato a leggere qualcosa sul cervello modulare. Questi due capitoli che ho letto ne ho ricevuto uno 213 e l'altro 369 visualizzazioni. Le onde della Wolf hanno ricevuto 676 visualizzazioni. Così parlò Zarathustra, ne ha ricevute 1336. La nascita della tragedia 637. Balzac, Quanto costa l'amore ai vecchi 387. L'Apocalisse, dalla Bibbia, 278, il Vangelo secondo Luca, letto integralmente, 185, il Vangelo secondo Marco, 345, i quaderni di Malte e Laudrich Fricke, 386, le favole di Esopo,
postate integralmente, tutte quante. 453. Ethan Fromm, 403. La Confessione, 242. Il Sosia, di Dostoevskij, 386. Povera gente, siamo sotto il migliaio. Lo spiacevole episodio, 149. Il sogno di un uomo ridicolo, 226. Delitto castigo, no, 2790. Umiliati e offesi, 363. Memorie dal sottosuolo, 162. I demoni, 1098. I dolori del giovane Werther, 1197. L'idiota, 2890. Moby Dick, 2139. 1984, 1956. I promessi sposi, 479. La morte di Van Illich, 553. Il libro dell'inquietudine, 1175. Quindi, come dire, l'idea che mi faccio è che la grande letteratura interessi poco. Ovviamente leggere questi libri per me richiede, come vi ho già detto, insomma, richiede un grosso impegno, cioè richiede giorni e giorni di lavoro, a volte settimane, a volte anche mesi per le opere più grosse, di lavoro di tante ore al giorno, insomma, è fatica anche perché, come sapete, faccio tutto da solo. Allora, se c'è interesse, io continuo anche su questa linea, insomma, cioè, adesso per esempio sto leggendo, lo posterò quando l'avrò completato, sto leggendo Bouvard et Pécuchet di Flaubert, ma poi insomma se i numeri sono questi io mi dovrò fermare con lavori di questo tipo, perché non c'è riscontro, la mancanza di riscontro è perché non sono capace io di farvi piacere questa cosa, perché leggo male queste cose qua, ma voi mi scrivete che non è così e allora vuol dire che non interessa, insomma, no, non interessa, se non c'è interesse è meglio smettere, non si può torturare la gente con qualcosa che non interessa, bisogna tornare a cose più semplici che funzionano di più, insomma, no. A me dispiace perché questo è il tipo di letteratura che a me piace, lo stesso vale anche per la poesia, no, cioè, le poesie fanno 50 visualizzazioni, insomma, no, è così, mi chiedo perché, dove sbaglio, cosa c'è che non funziona, ma evidentemente o è come leggo io, o è che non so promuovere il canale, o che non so, ma insomma sta di fatto che ci sono quasi 23.000 iscritti, però questi iscritti non guardano quello che si fa, insomma, o ne faccio troppi, insomma, e quindi non c'è il tempo per guardarli. Sta di fatto che se questi sono i numeri, però, non meritano l'impegno che uno ci deve mettere, insomma, e quindi farò cose molto più leggere nel caso, insomma, no, cose che posso fare in 10 minuti, un quarto d'ora al posto e buonanotte a suonatori, chi le vuol vedere, ma poi magari quelle va a finire che piacciono di più. Purtroppo se la realtà è questa, o mi aiutate in qualche modo a modificare questa realtà e a divulgare quelle che sono le opere che avete l'occasione di ascoltare lette gratuitamente, oppure no, insomma, anche con le Mille e Una Notte che sto leggendo, ma se Mille e Una Notte fa a ogni puntata non raggiunge neanche le 30 visualizzazioni, io mi chiedo che senso ha che continui a farlo, è un tempo sprecato, insomma. Vi leggerò qualche novella di Maupassant che vedo che funzionano e poi vedete voi, insomma. Non so, suggeritemi cosa fare, perché io sono un po' a un bivio da questo punto di vista. Credo di fare delle cose belle, ci metto il mio impegno per farle anche abbastanza bene. Certi numeri ci sono nel canale, però rispetto anche a un anno fa, insomma, le iscrizioni sono molto calate, insomma, no? Rispetto alle oltre 1.000 iscrizioni che c'erano un anno fa, adesso siamo a 300 iscrizioni al mese, insomma, ecco. Quindi
io mi chiedo cos'è che non piace, cos'è che non va, perché non funziona. Insomma, se non funziona, perché continuare con una cosa che non funziona? Se funziona e io sbaglio in qualcosa, aiutatemi a capire in cosa sbaglio. Perché se si fanno le cose, ci si crede in queste cose, si ha anche la volontà che queste cose vadano avanti, raggiungano più persone possibili, insomma. È quello che poi dà senso a quello che si fa. Altra cosa, alcune cose che mi ero proposto di fare, come metterò anche una puntata del Buon Soldato Schweik di Hasek, che è anche un altro libro molto importante, poco conosciuto in Italia, insomma, no? Cose che si possono leggere a puntate, le leggerò soltanto nel momento in cui il primo video, il video precedente, avrà raggiunto le 1000 visualizzazioni, se no mi fermo. Pazienza, insomma, che dire, insomma. È così anche con qualcosa che mi proporrei, insomma, un altro progetto era quello anche della recherche di Proust, insomma, o almeno qualche volume della recherche. Però, insomma, se non si raggiungono i numeri è inutile andare avanti, che vadano avanti quelli che fanno i numeri, insomma. Io non riesco a farli, sarà colpa mia, ma se è anche colpa mia è giusto che mi fermi, insomma, non sono un kamikaze. L'altra cosa riguarda le proposte che ogni tanto voi mi fate di lettura. Allora, ho visto che stanno crescendo sia su YouTube sia su Facebook, diciamo, professionisti, insomma, lettori che si propongono, no, per leggere, o anche piattaforme di self-publishing che offrono la lettura. Ovviamente loro lo fanno a pagamento, insomma, no? Il sito che io conosco, insomma, che è You Can Print, chiede 2,90 a cartella più IVA. Quindi, insomma, chiedono un prezzo. E non so se altri, ho visto che c'è anche un'altra sicuramente in Facebook che si propone sempre a pagamento, non ho chiesto quanto chiedono, non lo so. Sicuramente loro leggono audiolibri ad autori che si pubblicano da soli, insomma, che fanno il self-publishing, oppure magari fanno delle promo, fanno le letture di brani, sempre di scrittori che magari pubblicano il loro ebook tramite Amazon, no? E che quindi cercano di vendere il loro ebook una volta che offrono l'ascolto di una parte di questo libro. Queste cose vengono fatte a pagamento. Io non ho mai preso soldi per leggere, tutte le volte che mi hanno proposto di leggere, se sono delle cose abbastanza brevi, le ho lette. A volte ho letto anche delle cose più lunghe e le ho postate. Le ho postate sempre in via amichevole, così. Però poi si fanno anche alcune esperienze, insomma, no? Nel senso che ti accorgi che poi a volte non c'è neanche, non dico con tutti, no? Ma con qualcuno magari non c'è neanche un minimo di dimostrazione di gratitudine, che non si traduce solo in denaro, ma anche in altri aspetti, insomma, no? Oppure cose strane, che a volte si perdono gli amici, no? Insomma, l'ultima esperienza che ho fatto è stata quella che uno mi ha proposto un racconto suo, un qualcosa che poi è scritto abbastanza male, per la verità, nel senso che aveva molti errori e aveva bisogno di essere rivisto, insomma, no? Al quale ho consigliato di rivolgersi anche a un editor prima di correggerlo. Poi, se voleva pubblicarlo, ho detto: guarda, se vuoi pubblicarlo, prova a rivolgerti a un editor che te lo corregga. E poi prova a sentire You Can Print quanto ti fanno, insomma, no? Qual è il prezzo che ti chiedono, e eventualmente pubblichi con loro, insomma, no? Se poi vuoi proprio un lettore che sia io a leggere proprio quello che tu vuoi pubblicare, insomma, io te lo leggo, ti faccio la metà, ti chiedo la metà di quello che ti chiede You Can Print a leggerlo. Da quel momento l'ho perso di vista, non ho più sentito nessuna notizia. Così un'altra volta una signora che mi aveva chiesto di correggere le bozze di una cosa, di una specie di biografia che stava scrivendo, una signora anziana, insomma, no? E mi ha detto: ma guarda che io vorrei pagarla, sa perché? Ma io ho detto: no, guarda, non serve, lo faccio anche volentieri. No, no, ma io voglio anche, poi le mando un po' alla volta, e un po' alla volta le mando, cioè, tra l'altro si trattava di riscrivere completamente tutto quanto, quindi un grosso lavoro, per cercare di
rimanere su quello che voleva lei e nello stesso tempo di renderglielo presentabile, no? E l'ho fatto per un po' di settimane questo lavoro, no? E ogni volta mi diceva, ma mi faccia un prezzo. E una volta gli ho fatto un prezzo, gli ho detto, guardi, non so, mi darà un euro per ogni cartella, insomma, no? Da quel momento è sparita completamente la situazione e non ho più avuto notizie dal signore. Un'altra volta, insomma, qualcuno mi ha chiesto di postargli delle... di leggergli delle poesie, gli ho letto delle poesie, me ne ha data una da postare, io gliel'ho postata, insomma, una un po' lunghetta anche, no? Lui cosa ha fatto? Se l'è scaricato, non l'ha neanche condivisa nella sua bacheca dal mio canale, se l'è scaricata e poi, siccome se l'è scaricata male, perché evidentemente l'ha fatto col telefonino, insomma, l'ha tagliata anche a metà e l'ha messa ne ha messa a metà, diventata quasi incomprensibile nella sua bacheca. Allora, insomma, di fronte a questo io preferisco non farlo più. Ci sono delle figure professionali che leggono, lo fanno bene, giustamente perché è un lavoro anche quello, è un lavoro che richiede impegno, che richiede fatica e richiede attrezzatura. E quindi lo fanno bene, sono dei professionisti. Se volete che qualcuno legga le vostre cose e poi vi aiuti a pubblicarla, ci sono i siti apposta e quindi rivolgetevi a lui. Io voglio mantenere buoni rapporti con tutti e quindi preferisco non entrare in queste cose, ma soprattutto poi preferisco anche non essere visto o intervisto come quello che mentre gli altri si fanno pagare io faccio le cose gratuitamente, quindi si arriva qui soltanto perché non si paga, diciamo così, no? No, insomma, cioè, o è una scelta che ha dietro altre motivazioni, insomma, o se è solo quella che mentre gli altri si fanno pagare tu non ti fai pagare, non mi va neanche di fare una concorrenza sleale ad altri che fanno questa cosa per mestiere. Quindi rivolgetevi, se volete farvi leggere le vostre cose, a quelli che si propongono proprio per leggere le altre cose e ovviamente come delle persone che sanno, che fanno un mestiere, chiedono un prezzo, insomma. Se devo leggere gratuitamente le cose, se devo metterle a disposizione nel mio canale, preferisco scegliermi i testi e, anzi, anche perché un'altra volta è successo poi che mi ha contattato un editore di una casa indipendente, insomma, no? Una specie di autopubblicazione di autori che avevano creato una casa editrice autonoma, il quale mi proponeva di leggergli dei testi di questi autori, ovviamente gratuitamente. Allora no, siccome ci sono le figure che lo fanno per mestiere, rivolgetevi a queste figure, insomma. Mi premeva dire questo, insomma. Quindi la scelta in questo momento da parte mia è quella se continuare con letture impegnate di un certo tipo, che però non hanno il riscontro che a parer mio dovrebbero avere, insomma, oppure fare come fanno i più, insomma, no? Che fanno quello che funziona, insomma, no? Ovviamente a scapito del livello del canale, ma da quel punto di vista ne guadagno io in tempo. Nel senso che magari a fare le cose semplici e banali ci si impiega molto meno che non a fare delle cose impegnate, insomma. Mi resterà più tempo da dedicare ad altro. Un saluto.